Oh. Cari amici, siamo di nuovo qui, faccia al sole, in mezzo a quello che... al Sunset Boulevard. Ecco, noi chiamiamo mare d'erba. Mare d'erba, guardate che meraviglia. Io penso che proprio grazie alle piogge che ci sono state di recente abbiamo questa grande quantità di erba che si muove al vento, e io sto pensando con rammarico che fra poco verrà qualcuno a tagliare questa meraviglia, perché per me la vera erba è questa, straiarsi in mezzo possibilmente con una femmina. No, l'ultima volta che io l'ho fatto mi sono beccato la zecca. Ah, bravo, bravo. Ma erano delle vere zecche quelle, quindi zecche non erano vere. Non erano zingari. Me ne sono accorto dopo un mese. Non erano zingari, no, era zecca vera. Zecca vera, zecca vera. Allora, cogliamo l'occasione, appunto, per ricordare un grande film intitolato Mare d'erba, un altro film che mi ricorda molto la questione degli agricoltori americani dei paesi del centro-sud degli Stati Uniti, che poi porteranno al grandissimo film Furore, che non è un caso che se ne sia parlato anche di recente, con una scusante che noi tra l'altro nemmeno accettiamo, quindi la lasciamo lì. L'altro film che vorrei ricordare, un film che ricordo perché era, lo vidi che ero ragazzino, avevo una decina d'anni, era intitolato, l'attore principale era Spencer Tracy, l'attrice femminile era Maureen O'Hara, Com'era verde la mia valle. Bella, bella, mi è sempre piaciuta quella donna. Una bella donna, una bella rossa. Ma focosa, sì, una bella rossa. Sì. No, ma c'è un bellissimo film che ha fatto con John Wayne. Lui faceva l'ex pugile ambientato in Irlanda. Ah, quello è il Tranquillo Americano. Mamma mia, che bello il film! Uno dei pochi film che ho visto più di una volta. Una regia eccezionale. Bello, bello, veramente. Non vorrei che fosse... Che avevano il carrettino che andava di traverso. Stavano tutti e due seduti, sì, spalla di traverso. Sì, eccezionale. Beh, non vorrei che fosse un film di Hitchcock, niente meno. Non mi ricordo. Mi ricordo di loro o due. Ford o Hitchcock. Francis Ford Coppola, probabilmente. No, Harry Ford. Ah, Harry Ford. Allora, due cosette che abbiamo detto così. Vi vogliamo far vedere tre o quattro titoli che vogliamo fare presente, e poi dopo parleremo della cosa che a noi interessa maggiormente, che riguarda il voto di protesta per le prossime elezioni. Faccio presente che il sottoscritto già dal 1900, all'inizio degli anni 60, ha fatto la campagna per la scheda bianca, certo. Per la scheda bianca, ma non è che io l'abbia fatta sempre sistematicamente. L'ho fatta quando era necessario. Nel caso specifico, negli anni 60, la nostra campagna per la scheda bianca era per significare, per poter dire che comunque si votassero le cose, non cambiava niente. Destra o sinistra, Democrazia Cristiana o Partito Comunista, in realtà se la spartivano tranquillamente alla luce degli accordi sottobanco che c'erano tra Stati Uniti e URSS, che noi conosciamo molto bene. E era uno scontro completamente fittizio, perché al momento oggi... Basta ricordare la banda dei quattro, con non riferimento alla Cina, no? Della moglie di Mao e compagnia, sì, ma dei quattro sassaresi del gruppo Segni, e poi c'era... ti dico come si chiamava, è importante ricordarlo, Saragat, Segni, Cossiga, Menconi... Sì, hai detto Menconi, molto importante. E poi, aspetta, chi c'era? Ciglienti. Allora era Limi di Ciglienti. La Sardinia Connection, ricordatevelo sempre. Connection. Ci sono sempre delle connection nella storia dell'Italia. Loro lavoravano
un po' per gli americani, un po' per gli inglesi, sì, e qualche volta pure per gli americani, ma per i russi. E qualche volta anche per le loro tasche, oltre. Allora, faccio vedere tre o quattro cosette. Allora, questa è una rivista molto importante che ha acquistato adesso una maggiore importanza, perché mentre per qualche anno si è tenuta sempre in una situazione così, un limbo, sì, ambigua, adesso insomma attacca in maniera pesante, comincia a premere sull'acceleratore. Il sito web che vi consigliamo per andarlo a vedere è www.movimentosalvemini.blogspot.it. eccolo qua, la carta del 48 mostra troppe rughe. Un'altra cosa che voglio leggere è un articoletto che è qua sotto, perché è scritto in maniera molto chiara: la torta, la grande torta dell'immigrazione. Perché il 4 miliardi. Il papastro continua ancora a insistere. Accogliete, accogliete. Comunque, accogliete, lo accogliesse lui in culo, se li accogliesse, capito? Lui e i suoi, e le sue divinità, quelle a cui lui crede veramente, che sono i soldi. E le divinità dei gesuiti sono solo i soldi. Ne hanno fatte di tutte per i soldi. Quella della tratta dei migranti, questo è, devo dire, è una rivista che sta... Tanto per cominciare, in Sud America ammazza 25 milioni di indio. Esattamente. Almeno 25 milioni, ma forse anche un po' di più. Esattamente. Hanno sterminato... In nome del buon Gesù! Sì, sì. Li chiudevano in chiesa, o si convertivano o bruciavano la chiesa. È naturale. Al fuoco! Al fuoco! Allora, la grande torta dell'immigrazione. Loro hanno sempre fatto questo. I negrieri, loro hanno sempre fatto i negrieri, possibile che sia difficile dirlo. I gesuiti hanno sempre fatto i negrieri, questa è la loro professione. E noi ci meravigliamo oggi che questo tale continua a insistere sull'immigrazione. Migrantes. Investiamo sui migrantes. Investi sull'anima degli mortacci tu. Allora, ebrei. Sì. No, bisogna ricordare che la mamma del signore in questione... È una convertita, è una conversa. È una conversa. È una conversa. Converti tu che converto io, e alla fine va bene. Ma com'è facile diventare ebrei o cristiani? Sì. Basta dire, fare un atto di genuflessione, sì, accettare le condizioni del contratto e poi... E poi baciare il cordone, per inteso. E poi basta. Sì, avete visto, cioè, che adesso... È una presa per il culo doppia, sia in un verso che nell'altro. Franceschiello. È un contratto senza l'oggetto, sì, del contratto. L'oggetto del contratto è astratto. Sì. E che cazzo vuol dire un contratto astratto? È astratto. Nullo. È appunto. È ovvio, non c'è l'oggetto. Adesso Franceschiello ha pure baciato i piedi al negrone. Allora, se io ero il negrone... Che se lo guardava perplesso. Ma che cazzo succede? Che cazzo succede? Sì, c'è la fotografia. Ma che vuole questo? Allora, lì il negrone doveva tirare fuori l'uccellone, no? E dire giustamente a quella brava persona, doveva dire... Bacia questo. E comincia a baciare... Bacia il cordone. Il cordone. Vabbè, il cordone del negrone. Allora, quella è un articolo di Emiliano Caruso. Quella della tratta dei migranti è una delle più grandi redditizie aziende del mondo. Da sempre. Ricordiamoci la famiglia Sassoon, che è assurda ai vertici mondiali della ricchezza e della nobiltà. Noblesse oblige, no? Cioè, il denaro, sempre nobile. Il denaro obbliga alla nobiltà, è non naturale. C'è niente da fare. E quindi anche lui è stato, come tutti i suoi giusti servitori, dalla regina Vattapia, quale? Vittoria, ricordiamolo, non questa, Vittoria, la nonna, la bisnonna, la quale, o trisnonna, bisnonna o trisnonna, non mi ricordo. No, bisnonna, bisnonna. La quale giustamente nominava Sir, come anche la Elisabetta ha nominato Sir, certo. I Beatles, per esempio. Certamente, sono tutti Sir. Io vorrei essere anch'io Sir. Sir. Io vorrei essere Sir. No, non mi accontento di Sir, che non mi dice un cazzo, vuol dire servo, cazzo vuol dire. Invece Sir, insomma, non è quella famosa azienda che è andata fallita, la Sir, che c'aveva le...
che aveva le azioni. Beh, una macchina economica enorme, organizzata ed efficiente, che è nata quando è nata, con la tratta degli schiavi. Da quando? Da quando ci sono gli schiavi, cioè da sempre. Che se non fosse criminale sarebbe quasi da ammirare per il suo successo. Come per ogni rete criminale di vasta portata. Questo è scritto Giuseppe? No, tale Emiliano Caruso. Come per ogni rete criminale di vasta portata, nessun individuo ha le conoscenze e le agibilità necessarie per gestirne da solo l'intero tragitto. Questo giro d'affari coinvolge numerose figure. I porteur. Coordinatori, amministratori, agenti logistici, investitori, doganieri, responsabile del recupero crediti, scafisti e persino una rozza, ma efficace sorta di agenzie per mantenere l'ordine, affidata al papato ovviamente. Se si devono gestire gruppi di decine di migranti per centinaia di chilometri in condizioni disumane, bisogna avere il polso di ferro e le armi pronte, come sono pronti gli agenti del papato. La filiera si articola in reclutamento, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto per farvi vedere che anche l'attualità, che finora si è sempre tenuta, allora, no, sul vago. Voglio aggiungere una cosa che, diciamo, c'entra molto di sfonda, ma che è indicativo della pervicacia e perseveranza di questa gente nei secoli e nei millenni. Beh, no, non fa niente. Guarda, no, guarda. Lì. Allora, ieri parlavano, il canale di Rai 5 che mediamente fa degli ottimi programmi televisivi di storia, solo ed esclusivamente di storia. Ieri ne ha fatti vari, ne ho visti vari, ma ne ho visto uno che riguardava la battaglia di Campaldino. Sì. Allora, vi voglio ricordare soltanto... Beh, ci sono stati 20 morti nella battaglia di Campaldino. No, no, 1700 morti. Ah, però, sì, però... 1700 morti... Abbastonati! Erano 12.000 da parte fiorentina e circa 8.800 da parte aretina. Hai capito. Si sono ammazzati, sì, per no, bene. No, perché loro l'hanno vissuto in maniera piuttosto pesante. Sì. Però correva voce, no, che ma, insomma... Ma perché? Perché... Il motivo del perché della battaglia di Campaldino non è quello che leggi sui libri di storia che scrive Dante, sì. È una cosa molto diversa che noi sappiamo, perché? Perché bisogna ricordare sempre che l'oro viene lavorato sistematicamente in Italia in due località ben precise, vicino a Vicenza e ad Arezzo, ma non da adesso, ad Arezzo addirittura dal 400 avanti Cristo. 500 avanti Cristo, perché tanto è vero che la crisi della Banca Etruria indirettamente non se n'è mai parlato, però noi l'abbiamo detto, i nostri amici mai preceduto. Vabbè. Ma no, va bene. Allora, finisci che discorso. No, va bene, dillo tu. Allora, quello che è importante dire è che nel corso di questi secoli, ormai due millenni e mezzo, l'industria orificeria a Arezzo è sempre stata esercitata alla grande e ai vertici del mondo, No, perché la tecnologia conosciuta, per esempio, con la granulazione dell'oro è stata messa a punta dai orifici di Arezzo, certo. Già in epoca etrusca addirittura, i romani ovviamente che hanno fatto? Hanno acchiappato tutto quello che c'era da acchiappare e hanno fatto bene, ben contenti di aver acquisito questa nuova fonte di ricchezza. Quindi poi nel corso dei secoli si è perpetrata tutta questa storia, fino a che quando nel appunto 1289, quando si è svolta questa battaglia di Campaldino, era perché c'era, diciamo, l'egemonia di Firenze sotto il profilo commerciale e c'era l'egemonia industriale dell'orificeria di Arezzo, che si confliggevano, erano incompatibili, o vinceva l'una e quindi assumeva anche il campo di leader nel commercio, o viceversa vinceva Firenze e assumeva anche l'industrializzazione della fusione dell'oro e quindi, diciamo,
assommavano in una delle due l'egemonia principale. Chiaro, quando egemonia è egemonia, chi vince becca. Esatto, e quindi il discorso è questo: lì si è combattuto non per i Guelfi o Ghibellini o Cassi, è stato anche quello certamente. Beh, ma scusa, tu, scusa, ci sono mille concause quando, quando tu parli di Guelfi puoi non parlare di oro? E certo, e allora c'è l'identificazione tra la preteria e la rapineria delle richieste, è la stessa cosa. Basta vedere che da 1600 anni, intanto già nel 393, quando ci fu l'editto di Tessalonica, i cari amici ebrei residenti a Roma avevano già ormai raggiunto tutte le vette delle istituzioni dell'impero e non hanno fatto altro che imbertarsi il tesoro dell'impero. Ecco il perché poi il decadimento dell'impero, non potendo più pagare le soldatesche, certo. Non potendo pagare più il prezzo del loro eroismo, del loro lavoro, andavano a prendere come operai, diciamo, fai da te, i Goti, piuttosto che i Visigoti, piuttosto che gli Unni addirittura, e quindi poi faceva combattere gli Unni contro gli Unni, potevano combattere eroicamente. No, ma comunque... Sì, hanno fatto anche... Gli Ostrogoti agli Unni, onestamente, e gli hanno dato quello, certo, che... Certo, onestamente hanno anche... E giustamente gli Ostrogoti hanno meritato il Regno d'Italia, certo. Che hanno gestito per un paio di secoli, fortunatamente non ce l'hanno fatta più, ma avessero continuato... In onore del grande Teodorico. Tu ti ritroveresti oggi ad abitare nella capitale del Regno Goto, del nostro Goto. E sarei rimasto lì, cioè, sarei rimasto a Ravenna a quel punto. Non avrei più sentito il bisogno di trasferirmi. Stata tutta un'altra storia. Allora, no, perché conclude con Campaldino. Quindi lì si è combattuta una battaglia per loro, non per l'imperatore o il papato, la predominanza dell'uno o dell'altro, una questione laica o mistica della visione della realtà del mondo. E se parla sempre di oro o di finanza, in ogni caso, quando parli della guerra in Libia, si parla del petrolio, non dell'affar Aznar, come cazzo si chiama, sì. E quell'altro, no, le due fazioni, certo, politiche. Ma quali fazioni politiche? Lì si parla solo di petrolio. Colgo l'occasione di quello che hai detto tu per dire una mia opinione che ho già espresso. Venezuela, si parla del petrolio, altro che rivoluzioni sociali, altro che colpi di Stato. Ho già espresso altre volte. Essere il ghibellinismo l'unico movimento spirituale vero nei confronti del guelfismo, perché se noi vediamo i due aspetti, mentre nel ghibellinismo esistono forze prettamente di carattere eroico-spirituale, nel pretismo, cioè nel guelfismo, c'è solo l'interesse materiale dello sfruttamento, diciamo, delle persone, e della credulità delle persone. Questa separazione, mentre nell'antichità questo non succedeva, perché l'imperatore era Dio e perché lo Stato era considerato, certo, un regno, diciamo, degli... un empireo, diciamo così. Sì, l'empireo. Ecco. Empireo, ecco. Esattamente. E quindi c'era una... ha un flatto anche mistico nella concretezza dell'impero, nelle istituzioni dell'impero, eccetera. Dopo, a partire appunto dal 393 in poi, per esempio i cavalieri teutoni o teutoni, come li vuoi chiamare, teutonici erano sia il cavaliere errante che appunto l'eroe, eccetera, ma era anche un monaco che non aveva preso i voti. Questi erano per lo più i templari, in ogni caso, certo, i templari, non i teutonici. Anche i templari, però parte dal discorso dei templari, cioè questa ricerca dei luoghi sacri, della difesa dei luoghi sacri, hanno seguitato con i templari i cavalieri di Malta e i cavalieri di Rodi. I più diffusi in Europa erano i templari, certo. Tant'è vero che il papato ha cercato di ammazzarli quanti più possibile. Per impossessarsi lui e quell'altro, cioè, per impossessarsi sia lui che quell'altro delinquente che gli dava dietro, perseguitarono i templari, i quali avevano
Ricordiamoci a delle Parigi delle case di posta, a San Bartolomeo. Avevano delle case di posta sparse per tutto il territorio europeo, compreso l'Europa del Nord, mentre i cavalieri teutonici erano guerrieri e soprattutto si battevano per il controllo dei paesi baltici, sì. Sono due, contro la Russia, certo. È abbastanza differente. Certo. Allora, l'ultima, sì, sì, la Prussia orientale, certamente. Paesi baltici. Certo. L'ultima, voglio far vedere questo, che è un numero del sabato 20 aprile. Paghiamo Renzi e lui gira il mondo e fa i soldi, questo è il titolo, perché lui fa i soldi con la scorta, assieme alla scorta gira il mondo, ma non è quello che volevo leggere, è questo, dopo la sceneggiata di Greta, le lobby del verde, cioè le lobby dei gretini. Ma l'ha visto che è sparita Greta? E certo, l'operazione è passata, hanno tentato, è quello che volevo dire. La gretina. Hanno tentato l'operazione di distrazione, però disgraziatamente per loro... Ci siamo quelle migliaia come noi oramai. Quando noi parliamo di fine del vecchio paradigma, noi diciamo tutte queste cose, questo è l'ultimo tentativo di questi signori... Il colpo di gola. Di distorcere l'attenzione della popolazione verso argomenti che non sono quelli essenziali, perché la popolazione ormai, almeno dell'Europa, si è accorta di essere stata derubata dai catto comunisti per almeno una settantina d'anni. E tu, inutile che ci metti di mezzo il riscaldamento, che poi non c'è. Guarda, il riscaldamento non c'è. La prima guerra mondiale aveva svegliato le coscienze molto bene, tant'è che poi è uscito fuori il Vate. Che voleva fare dell'Istria e di Fiume una nuova repubblica. Esattamente. La repubblica democratica partecipata. Eccolo qui. Eccolo qui. Il Vate. Eccolo qui. Fiume oltre la destra e la sinistra. Eccolo qui. Adesso stanno tentando di recuperare, siccome la gente ha cominciato a conoscere D'Annunzio. Ma c'è la carta del Carnaro qua? Qui no, qui non c'è, questo no, perché articoli. Sarebbe da leggerla. Sarebbe la prossima volta. Perché nel 1919, cioè 100 anni fa, avevano messo nero su bianco qualcosa di veramente fantascientifico. Certamente. Ovviamente era in un piccolo centro, per cui possiamo dire che c'era soltanto un aspetto di carattere sperimentale, tant'è vero che quando hanno incominciato a rompere i coglioni sono intervenuti gli inglesi, Nitti, certo, servo, certo, è capito che ha fatto quello che poi fu chiamata, certo, il Natale di sangue. Ora qui c'è un altro aspetto che volevo dire, ma perché certi esperimenti non potevano farli anche a San Marino, tanto per dirne una. E io mi ricordo quando San Marino è lì perché fa comodo al potere mondiale. Ma lo sappiamo, non è che sta lì perché ci sono i cittadini che difendono il territorio. Oddio, è successo però. Sì, lo so. Io ricordo quando ci fu il tentativo di colpo di Stato a San Marino, due giorni dopo, io mi ricordo che lo vedi alla settimana Incom all'epoca, la settimana Incom era una specie di TG di oggi. Era al cinema, lo facevano prima del cinema. Film. E facevano vedere tutte queste riprese e si vedevano appunto tutti questi civili sanmarinesi che erano tutti armati. Con le armi, sì. Chissà dove cazzo l'hanno tirato fuori le armi, erano tutti armati. Vabbè, detto questo, io chiuderei. Qui c'è una fotografia molto bella del Vate con i suoi uomini e lì vicino c'è sta anche Asvero Gravelli. Io l'ho segnato. Alfiero Gavelli, di cui parleremo altre volte. Ma Alceste c'è? No, qui non c'è Alceste, qui non c'è, qui ci sono un gruppo di legionari, qui c'è un gruppo di legionari e tra questi legionari si riconosce Alfiero Gavelli, ma è semplicemente per questa ragione. Comunque, abbiamo detto alcune cosette che andavano espresse. Quindi, vi ripeto, l'operazione Gretini è finita, è andata male. È finita,
E loro si sono dimostrati per essere quelli che sono, cioè gretini, e dopodiché noi chiudiamo questa nostra chiacchierata e diamo la parola a Orazio. Sì, ne facciamo un altro, certamente. Altro argomento.